nell'immediato dopoguerra il cinema italiano risorse cattolico, perché aveva già fatto Pastor Angelicus l'Orbis, e poi, proprio mentre c'erano ancora i tedeschi qui a Roma, si fece La Porta del Cielo, un film sul miracolo che non avveniva se non all'interno delle anime. Poi si fece Il Testimone di Germe, poi un bellissimo film che si chiamava Un giorno nella vita di Blasetti, e altri film. Poi a poco questo filone, diciamo così, cattolico si impoverì e andò alla ricerca del profitto. Nacque Fabiola, un grandissimo spettacolo che costò moltissimo, che incassò moltissimo, ma non tanto da coprire i costi, fino all'epilogo di questo secondo capitolo, che fu La Terra Trema di Visconti, il primo esempio di compromesso storico, perché il film fu finanziato al 50% dal Partito Comunista e al 50% dai cattolici. In questo spirito sorse una società che si chiamò la Film Costellazione. Ho letto recentemente che Maselli attribuisce un finanziamento, niente di meno che di Pio XII, la nascita di questa società, che era formata da Mario Melloni, allora deputato democristiano, ma che poi trarrà maggior fame come forte braccio corsivista dell'Unità, Diego Fabbri e me. Lui era il presidente, Diego Fabbri e io eravamo i consiglieri delegati. Noi facemmo un cinema che fosse assolutamente libero nelle espressioni, ma devo dire in un certo senso lateralmente al trionfante neorealismo, giustamente, che imponeva un nuovo modo di vedere il cinema, tant'è vero che il nostro primo film come nuovo, come La Costellazione, fu I Sette Peccati Capitali, la prima coproduzione italo-francese, con una liaison recitata in un modo mirabile da Gérard Philippe e con una serie di registi francesi e italiani che andavano da Rossellini a Eduardo, a Yves Allégret, a Autant Lara, e dava uno specchio veramente di un catechismo in un certo senso, che ebbe un grande successo, soprattutto in Inghilterra, non si sa perché. Subito dopo facemmo un processo alla città, che era un'anticipazione di quello che sarebbe accaduto 30 anni dopo, cioè i maxi processo, le collusioni della politica con la camorra o la mafia, fino a film che ci interessa di più di tutti, perché veramente segnò una divaricazione, una svolta importante per il cinema italiano, I Vinti di Michelangelo Antonioni. Questo film il suo copione aveva girato parecchi produttori, quando arrivò a noi ne assumemmo con grande slancio la realizzazione, ed era diviso in tre episodi. Veniva nel quadro di quello che si chiamò allora la gioventù perduta, cioè la gioventù smarrita dopo la guerra, incerta e soprattutto alla ricerca della propria identità, qualcosa che veramente faceva perno a quel grande flusso che si può chiamare dell'esistenzialismo francese, ma che aveva origini lontane. E infatti Antonioni era molto colto per quanto riguardava l'esistenzialismo francese, e si rifaceva soprattutto a Kierkegaard, da cui questa nevrosi d'angoscia, che fu il tema dominante della cultura europea, nasceva. Kierkegaard, su cui esistono degli equivoci dovuti ai suoi traduttori tedeschi, nasce assolutamente cattolico, cioè un esistenzialismo cristiano ante littera. Antonioni prese le storie dalla cronaca di tutti i giorni. Quello inglese, che secondo me è dei tre il migliore, e che anche il presentimento di questa vocazione anglosassone di Antonioni, che poi sfociò in Blow Up, era veramente qualcosa che riguardava la frantumazione dell'identità, la gratuità dei gesti, la loro ambiguità, il loro nonsense.
però ha preso la cosa da un ritaglio di giornale, mi ricordo che ce l'ho ancora, credo, a casa, il ritaglio di giornale da cui nacque. Così l'episodio francese nacque da un episodio di cronaca piuttosto clamoroso che si chiamò Des Jeux Trois, dove c'erano dei ragazzi che avevano anche lì architettato un crimine. Per quanto riguardava l'Italia, lui invece si trovò a che fare con questa società piuttosto incerta come da noi, soprattutto politicizzata, che è poi il guaio della cinematografia europea. Ernesto Galli della Loggia ha affermato acutamente che la differenza tra il cinema europeo e il cinema americano è che il cinema europeo è ideologizzato, o comunista o fascista, mentre invece il film americano narra favole che hanno come perno la narrazione. Noi facemmo questo film che ebbe delle traversie soprattutto per quanto riguarda l'episodio italiano. Si è accusato di questo la censura, giusto, però devo dire che i colpi più conturbanti nel destino dell'origine del film vennero proprio dalla Francia, dove non era possibile, proprio attraverso una legge, portare sullo schermo dei personaggi di cui era possibile individuare la identità. Il film partì su un fatto di cronaca di neofascisti e noi lo facemmo con Interlenghi, con la Ferrero, eccetera, eccetera. E cercammo di andare a Venezia, anche perché dico c'era una grandissima aspettativa sul film di Antonioni, soprattutto basato sulla eco che veniva dagli episodi inglese e francese. Ma i francesi si opposero che il film andasse in concorso a Venezia, addirittura non ci mandarono il negativo. Si giunse poi ad un compromesso per cui ci fu possibile partecipare a congresso, alla mostra, ma fuori concorso. Il film non ebbe alcun successo, anzi tiepido addirittura di fronte a quegli episodi che avevano invece il pregio di aprire una nuova strada del cinema, e naturalmente abbastanza tiepido su quello italiano, di cui era facilissimo riconoscere gli influssi, in questo caso non del tutto benefici, del neorealismo in una storia che in fondo, per seguire quella degli altri due episodi, era un'introspezione interiore, era una fotografia dell'inesprimibile, una fotografia della interiorità dei personaggi. Naturalmente la censura italiana si oppose, noi facemmo un preambolo in cui si giustificava perché si aveva la paura, che poi adesso è abbastanza tollerata, che questi eroi maledetti diventassero come gli eroi invece il miraggio dei giovani di allora. E per cui si fece un preambolo in cui si raccomandava di non prenderli ad esempio, come se le raccomandazioni verbali e puramente logiche potessero influenzare. Però devo dire la verità che fu fatto un cambiamento che, contrariamente a quello che si dice, fu accettato da Antonioni. Perché noi produttori eravamo disposti ad andare fino in fondo, la nostra era una società libera, cattolica, ma cattolica nel senso della libertà assoluta di espressione e soprattutto di favorire quelli che erano i fermenti interni, in quel caso di una gioventù che usciva dall'esperienza terribile della guerra. Antonioni si dimostrò più morbido di noi, salvo poi a lamentarsene dopo. Per cui non è vero che i produttori furono acquiescenti verso la censura, ma ebbero la collaborazione di Antonioni. Dirò anzi che fu Antonioni in persona a fare dei cambiamenti sconcertanti, perché allora si trattava di un terrorismo, diciamo così, politico, diciamo così, idealistico, che giustificava certe cose.
anche l'esaltazione di una barbarie, di un crimine anche qui perfetto, perché in fondo il tema dominante di tutti i vinti era la ricerca del delitto perfetto, in un certo senso del delitto senza movente, mentre invece quello italiano era aggravato da questa concezione politica della cosa. Solo che devo dire la verità, anche a distanza di anni, riguardando le cose che vanno lontane e soprattutto che sviluppa nei vecchi la presbiopia della memoria, per cui le cose più lontane sono più nitide di quelle accadute recentemente, devo dire che non fu una cosa producente quella della risvolta dell'episodio italiano, anche perché era sproporzionato quello che facevano questi eroi maledetti sulla base di una dottrina, di una passione politica, invece affidato a dei contrabbandieri di sigarette. Detto questo, però, questo già presupponeva quello che sarebbe stato il cammino di Antonioni, cioè il cammino verso una ricerca che prescindeva dai contenuti, ma che era una ricerca anche formale, tant'è vero che rivoluzionò anche il modo delle riprese. Ci furono delle sequenze lunghe che però avevano la possibilità di mostrare i vani piani senza soluzione di continuità. C'era una partecipazione della natura, di una natura che magari lui voleva stravolgere, tant'è vero che qualche volta addirittura la dipingeva. Per me i vinti rappresenta una tappa importante della cinematografia, e a parte i vinti e l'episodio inglese, che a parer mio giudico veramente un piccolo masterpiece, un capolavoro della cinematografia, la partenza di quello che poi sarà Blow Up, in cui, ecco per esempio, in cui fotografava l'invisibile, per cui si fa una partita a tennis senza la palla, cioè veramente il massimo della possibilità di fotografare ciò che non si vede. Questo è molto importante e io sono contento di aver fatto parte di questa avventura, bella o brutta che sia.